Cari amici di Buonasera. Palinuro, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Questa sera io e Vittoria, la mia amica e moderatrice del gruppo Infarinando, avremo l'onore e il piacere di presentarvi e farci una bellissima chiacchierata con uno dei personaggi più ambiti del web nel mondo della pizza italiana. Vi presento il nostro Sergio Mura della Pizza Fatta in Casa. Buonasera. Buonasera Sergio. Ciao a tutti, Buonasera, grazie di avermi ospitato. Per me è un grande piacere, ma non credo di essere molto ambito, nel senso, buonasera. Ah, basta no, che no, invece sì. no, diciamo che alla fine sono lì, basta troppo chiedere. modesto, sei sempre tanto modesto, Ma invece è vero, è la sei. verità, è un mondo che secondo me è ben sintetizzato da quella vignetta che dice essere noti sui social network è come essere ricchi con i soldi del Monopoli. Del È la stessa Monopoli. È cosa. Io vero. quando mi fanno dei complimenti, e capita naturalmente all'interno dei video che faccio, ma anche nelle ricette qui e lì, quando mi fanno dei complimenti, ce ne sono alcuni che sono un po' dettagliati, cioè qualche persona che con affetto si dedica a scrivere qualcosa di più di 2 o 3 parole, ti scrive proprio un pensiero e io rispondo sempre, me lo conservo e lo faccio davvero, me lo conservo per i tempi bui, dico così, nel senso che ho perfettamente cognizione del fatto che oggi per un puro caso, per mille motivi che mi sono quasi sconosciuti, poi alla fine sei una persona che in questo piccolo mondo delle pizze è appena appena più conosciuto, ma so che oggi c'è, domani mattina non c'è più, quindi non mi pongo proprio il problema. Però io posso dire che è da tanti anni che tu ci sei. E forse è proprio la tua semplicità, la tua modestia, il tuo essere chiarissimo e sempre molto preciso e attento che ti ha tenuto in vita nel mondo del web e come punto di riferimento per un sacco. Io ho scoperto, ma già lo sapevo, che tu sei un punto di riferimento per un sacco di Per utenti che si sono tantissimi approcciati al utenti, mondo del sì, è pane e della pizza. Cioè, se dico vero. Sergio Mura, lo conoscono tutti. Vero, è vero. Allora, guarda, questa cosa mi imbarazza naturalmente, mi schermisco un po', chiaramente fa anche piacere, cioè è una sensazione particolare perché conosco i miei limiti, so insomma che intorno ci sono tantissimi bravissimi giovani che tra l'altro stanno utilizzando questi sistemi attuali anche per cercare di ritagliarsi un lavoro, perché può diventare un lavoro se uno si Certo. dedica, non uno come me che lavora tutto il giorno e che poi nel tempo libero ritaglia lo spazio per fare un video, ma se uno si dedica proprio con metodo su YouTube, Instagram, Facebook e crea piano piano la sua famiglioletta che cresce e si mette a disposizione delle persone con genuinità, senza nascondere niente, senza soprattutto senza tenersi per sé le vere ricette dicendone Senza mezze segreti, inventate, che insomma. poi uno le prova e non ci riesce. Ecco. Se fai così, sicuramente si può crescere molto e oggi, onestamente, nella platea dedicata al mondo dell'arte bianca e delle pizze, ma si perde il conto, oggi non so più nemmeno io quanti ce ne sono. Quando io ho iniziato eravamo io e Gigio Atanasio. Gigio è storico, cioè, e poi Vito Iacopelli, vabbè, ma è un professionista. Vito Iacopelli è un'altra famiglia, quella dei professionisti, però c'era solo Gigio Atanasio sostanzialmente tra quelli che con metodo mettevano i video. Poi ho iniziato anche io e oggi, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, tutti bravissimi, giovanissimi, hanno quel linguaggio moderno che attira, il montaggio del video, tutto particolare, insomma, Però tanta arte. se posso permettermi la chiave di tutto questo discorso l'hai detta tu 2 secondi fa, e cioè non nascondere e Segreti. svelare i segreti, cosa che in questo momento no, da un paio d'anni a questa parte è molto 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 difficile trovare una persona che in maniera del tutto disinteressata
spieghi chiaramente i pro e i contro di qualunque cosa. Normalmente si tende ad abbellire sempre la situazione e lasciare quel velo di mistero, perché magari dietro c'è un corso a pagamento, un canale a pagamento. Tu invece proprio hai sempre fatto, cioè sei sempre stato molto chiaro e trasparente, dall'inizio, da sempre. E però sei, Antonella, dimmi. Ti prego di riponderare e sottolineare le parole che vi ho detto io prima. Io lo posso fare, cioè certo, non mi prendo un merito, nel senso sono un fortunato abbastanza grande, perché comunque compio 56 anni, e ripeto, in una posizione in cui semplicemente se hai un po' di gratuità e voglia di fare, lo puoi fare. Vi saluta. Ciao Dario. Dicevo, la verità. Tu puoi farlo. Invece, se sei una persona che sta cercando di ritagliarsi un posto di lavoro, ovviamente, cioè, poi ognuno fa le sue scelte, però dico, riesco anche a capire, non quello di nascondere, quello no. Allora, tutto ciò che per me ha un'accezione negativa non va bene, cioè tutto ciò che è male non va bene, però se uno disegna una sua strategia in cui dice un pezzo e poi ti dice il resto te lo rivelo se fai un corso con me, io non ci trovo niente di male, è pieno di professionisti che fanno questo e alla fine che cosa fanno? Cercano di vivere delle loro conoscenze. Delle volte onestamente un po' qualche dubbio mi viene perché dico che facendo certe scelte probabilmente il rischio, senza volerlo, di danneggiare magari qualcun altro che vorrebbe farsi pagare per un contenuto del tutto simile. E non è che sia illecito. Ripeto, io sono un fortunato che lo può fare, ecco, lo posso fare perché non ho bisogno di, come dire, di fare di questo un lavoro. Lo faccio solo per passione. All'inizio mettevo tanti video perché avevo tante cose da dire, da un po' ho rallentato. Nel senso, materialmente, se non ho... cioè, potrei riprendere i video di 300 video fa che magari ci hanno, che ne so, 2000 visualizzazioni e rifarli oggi e riproporli, nuovi, potrei fare quello, però alla fine se uno ha 5 minuti se li guarda così com'erano, anche molto corti, perché allora non parlavo, quando ho iniziato erano solo dei video cortissimi in cui c'era le parole in scritto e poi le immagini che andavano avanti con una musica in sottofondo. Erano così, un po' alla buona. Diciamo che tutti così hanno cominciato così. Infatti, hanno incominciato in quel modo. Poi piano piano si prende familiarità, dimestichezza con le attrezzature, ma magari anche si vede l'interesse di chi comincia a seguire, allora... si vuole proprio regalare un po' di se stesso in più rispetto magari a prima, perché si è un po' più sicuri, perché vuole magari tenere contento l'utente, cioè tanti sono esatto, quei motivi che spingono a migliorarsi. Sì, a migliorarsi, appunto. È così sicuramente. Cioè, ma una domanda tra me e te e tutti gli utenti che ci stanno ascoltando, ma com'è nata la tua passione? Guarda, è una cosa molto semplice. Allora, voi considerate che io sono sposato dal 1989 e nel 1989 una delle poche cose che sapevo fare era la pizza che mi aveva insegnato mia nonna, che era la pizza che si faceva in casa in una teglia con 500 grammi di farina, una bustina di mastrofornaio, due ore di lievitazione, si stendeva la pizza e si infornava. E io ho fatto per anni e anni così, ma tanti anni, fino sostanzialmente al 2014, l'anno in cui ho comprato il Ferrari Delizia. Perché? Perché nel 2014 avevo sentito parlare delle pizze napoletane e ne avevo sentito parlare in un noto forum dedicato alla pizza, notissimo forum, allora c'era solo il forum, e così cercando pizza napoletana ero capitato lì, che era il tempio della pizza, in quel momento l'unico
così strutturato, così grande. Ce n'erano anche altri, per carità, anche più professionali, però un po' meno family friendly, diciamo così. Ero capitato lì e avevo sentito parlare di questi fornetti piccolini ed era il delizia per fare le pizze napoletane. E avevo conosciuto lì le pizze napoletane, quelle col bordo un po' gonfio, insomma, un po' particolari. Avevo deciso di prendere il delizia. Il prezzo di allora del delizia è sostanzialmente lo stesso di oggi. Cioè, sono passati 7 anni, ma costava sempre intorno ai 99 euro. Io l'avevo pagato meno perché c'era un'offerta in un ipermercato nella mia città e l'avevo portato a casa e avevo scoperto però, ahimè, che con il delizia appena comprato, ma vale per se ci fosse qualcuno che insomma tra quelli che ascoltano, che hanno l'Ariete oppure che hanno questi piccoli forni a conchiglia, quelli semplici, vale il discorso per tutti quelli, non c'è nessun verso di fare veramente una buona pizza napoletana, perché ci vogliono troppi minuti e quindi, insomma, alla fine è difficile davvero ottenere un risultato come quello che uno sogna. Poi ho scoperto che per ottenere un risultato migliore avrei dovuto modificare il forno e qui iniziamo ad andare in tilt, perché io con queste mani posso fare magari alcune cose, ma altre proprio mi sono non fanno per te. Il mondo dell'elettricità, dei contatti, delle robe, io devo starne alla larga perché sono veramente un pericolo, non ne devo toccare perché rischia di saltare tutto per aria, quindi ho capito che non la... Ah, ciao Davide. Cappai, questo è un cognome della mia terra e poi non so dove stia Davide, però Cappai è della mia terra. Allora dicevo che niente, non riuscivo a modificarlo, quindi l'unica cosa che ero riuscito a fare era la calotta di alluminio, prendendo una di quelle tagliette da mezzo euro nel supermercato. E anche lì ero riuscito a fare danno, perché staccando la vite dal tappo del delizia avevo perso la vite, se l'aveva ingoiata il delizia, non so dove fosse finita, un pasticcio, il terrore di smontarlo, perché so che non sarei... ciao Daniele! Immaginavo che non sarei riuscito, quindi alla fine il delizia piano piano è passato in secondo piano. Nel 2015 i miei familiari, per i miei 50 anni, hanno deciso di comprare, si sono quotati, e hanno comprato il forno F1, quello di allora, del 2015 per l'appunto, e lì c'è stato sinceramente un buon passo avanti, perché tra l'altro ho conosciuto uno che la pizza davvero, come dico io, è il maestro numero uno d'Italia. Guardate, adesso aspettate solo un attimo che provo a vedere l'indirizzo, un attimo, per dirvi, non vorrei sbagliare. Allora, Stefano Ciccarelli, allora lui si chiama, Stefano Ciccarelli è il maestro, se voi lo cercate, di un'umiltà spaziale, se voi lo cercate su internet, cioè su Facebook, Stefano Ciccarelli, oppure meglio ancora 0059 Bakery Lab, Bakery con la Y, guardate che pizze fa la persona di cui vi sto parlando. Io ho avuto l'onore di conoscerlo su internet e forse per la semplicità con cui mi sono approcciato a lui mi ha preso in qualche maniera in simpatia. Lui adesso ha proprio un'attività sua a Modena, ma dove fa pizze spaziali, cioè voi guardatele e poi capite a chi mi rifaccio io quando faccio le pizze, solo che io sono uno che si rifà, lui è quello che fa. È un concetto completamente diverso. No, lui è un mostro. Allora, se voi le cercate, lo stavo guardando un attimo. Siamo su un livello. Ecco, lui sostanzialmente mi ha aiutato a cercare di ottenere qualche risultato decente con l'F1 di allora. Sostanzialmente mi ha detto aumenta l'idratazione, perché se aumenti l'idratazione con una macchina non proprio potente, perché comunque non era potente l'F1 del 2015, riesci comunque ad ottenere una piccola maculatura. Però dice, se vuoi fare certe cose, devi modificare il forno
E io ho detto, come posso fare a modificare il forno? Cioè, non saprei da che parte. Stefano è anche da noi, nel nostro gruppo. Stefano è un mostro, è una delle persone più care che io ho. L'ho avuto ospite nel canale YouTube, è di una bravura, di una semplicità. Speriamo che magari stasera ci segue, magari sale anche. Non credo che sia a quest'ora credo che lui stia ancora lavorando, però se vi sente e riuscite a fare una trasmissione con lui, beh, è tutto un altro pianeta, cioè lì parliamo di professionisti. E niente, lui in qualche maniera mi ha aiutato a conoscere Fulvio De Marco by FDM, l'inventore delle modifiche dei forni F1. Ai forni. Sì, sì. Durante una visita in Emilia Romagna ho portato nella mia macchina il forno e lui in giornata me l'ha modificato. E ancora c'è il mio video nel mio canale con scritto la prima pizza con il forno, cioè bisogna vedere, credo che duri un minuto e mezzo, una roba così, perché è solo così che uno capisce come dal giorno prima al giorno dopo avere una macchina più performante cambia completamente la prospettiva del tuo prodotto. Questo per dire che non è che uno si deve sentire a disagio se non ottiene cose che vede magari da qualche persona di cui vede una ricetta, una pizza. Il fatto è che davvero occorre avere non solo un po' di manualità, di pazienza e anche fare un pochino di esperienza, perché insomma le mie prime pizze non erano come le ultime, ovviamente c'è un abisso. Però occorre anche un buon macchinario. Per ottenere certe cose occorre un buon macchinario. Oppure se non hai un buon macchinario e magari neanche una gran manualità, occorre Instagram con i filtri e le cose così, e allora lì anche il rospo diventa principessa. E abbiamo risolto. Allora, lo dico con affetto. Allora, lo dico con affetto, per carità. Io ho la pizza fatta in casa, ce l'ho anche su Instagram, ma sono proprio un marziano lì, nel senso, ogni tanto scopro che c'è qualcosa, io non so usare Instagram, quindi ogni tanto scopro che qualcuno mi ha mandato un messaggio e lo scopro un mese dopo, perché lo nasconde da una parte di gente che chiede ma non appare. Quindi insomma, sono io poco pratico su Instagram, però mi sento un marziano, perché mi accorgo che Instagram è proprio una vetrina, YouTube è tutta un'altra cosa. Dicevo, YouTube è tutta un'altra cosa, perché c'è il video, parli, puoi farlo anche senza tagli. C'è un'interazione diversa. Instagram, cioè, alcune volte c'è proprio da sorridere. È che noi non siamo degli Instagrammer, quello è il problema. Vabbè, ma se entrate, in alcuni casi c'è proprio da sorridere, perché vedete i colori tutti sparati oppure ritoccati, per cui magari una pizza tutta bianca viene fatta diventare giallina perché tocchi i colori. Che tu le guardi e dici ma, e poi le riguardi su Instagram e dici ma è la stessa? Sei sicuro? È vero. Allora io non ho mai usato un filtro e mai Ma non ne hai bisogno. Senso, proprio tu le vedi, sono tutte uguali le mie pizze, anche quando cambio i forni. È vero. Cerco sempre di usarli in maniera da ottenere quel risultato che ho in mente. Provo, riprovo, cambio la ricetta. Poi io non sono un teorico e quindi sono proprio un praticone, uno di voi, uno che semplicemente si cimenta. E quindi non essendo un teorico, non avendo le basi, me le devo proprio provare le cose. Provo, affino meglio, finché non ottengo quel risultato, tant'è che le pizze si somigliano tutte. Se non fosse che tu vedi tutta la procedura, potresti pensare che sono fatte tutte con un forno e poi dici che sono fatte con un altro, ma non è così. Ma quindi una cosa che sicuramente ti avranno chiesto tanti, no? Te la chiedo io. Ma un buon impasto,
da cosa dipende sostanzialmente? Perché quasi tutti dicono, però sì, va bene il forno, ma se l'impasto non ti accompagna, e lo so che l'impasto non ti accompagna, ma devi anche saperlo fare un buon impasto, cioè non è solo prendi un pacco di farina dal supermercato, li butti dentro l'acqua e hai finito, devi anche saperlo fare. Quindi cosa consigli a chi si approccia al mondo della pizza per cominciare, per non disperarsi? C'è gente che allora... è davvero... Allora, dunque, a parte che noi diciamo quasi sempre vatti a vedere i video di Sergio, inizia da aiutiamo. Allora, io scusate, ho cliccato adesso su una sulla destra, io ero fisso su private chat e invece ce n'era un'altra con scritto comments dove se qualcuno ha scritto qualcosa perché tu dubiti del fatto che la gente non ti segua? Guarda, guarda. No, è che proprio ero su un tag, c'è scritto private chat, sì, non so cosa sia, era vuota. Ed è quella per parlare tra di noi. Se tu ecco, poi ho letto comments, adesso ho cliccato su comments e mi sono... Tutti i allora, commenti ritorno... in tempo reale. Ecco, ritorno alla domanda. Ah, ho visto anche Manuela Santobuono. Ciao Manuela. La maga del F1P134H è passata da poco al Garatron, ma è sempre stata un drago del forno alto. L'ho sempre suggerita a chi chiedeva, ma sei sicuro che funzioni la versione alta? Gli dicevo, cerca Manuela Santobuono su Facebook e guarda le sue pizze che sono fatte col forno alto e così lo vedrai. Allora, dicevo, ritorno alla spiegazione... la risposta alla domanda. Allora, Stefano Ciccarelli dice che l'80% della pizza lo fa il forno. E io, nella mia piccola esperienza, vi dico, lo confermo. Puoi avere il più bell'impasto del mondo, ed è facilissimo farlo, anche a mano, tutta, però se non hai un buon forno la pizza non c'è verso, non supererà mai la soglia, quindi bisogna mettere in conto ci questo, mettiamo il cuore in pace che per fare pizze di un certo tipo occorre un buon forno, però vi voglio dare una buona notizia, io non intendo dire un buon forno, un forno costoso, intendo dire un forno con buone prestazioni. Oggi se uno vuole spendere veramente poco, cioè sono sempre soldi, però certamente non sono 600 euro e nemmeno 1000, può comprare il Lillo Xtreme. Il Lillo è un forno a conchiglia che ha un paio di segreti magici, che non sono grandi segreti, ciao Manuela, non sono grandi segreti, sono una resistenza molto potente, e dopodiché il fatto che la resistenza non si stacca mai. Quindi praticamente con queste due semplici cosette loro hanno sfornato con 160 euro un forno che è abbastanza grande perché ha 36 cm di base, quindi puoi fare pizze davvero grandi, che costa il giusto perché 160 euro per quel forno vanno benissimo, e che fa delle pizze da urlo. Cioè chi crede che tutti quelli a conchiglia siano uguali, deve prima provare il Lillo, oppure non lo vuoi provare, guarda i tre video che ho fatto con il Lillo, compreso la versione base e quella standard, e dopo che li guardi, ecco, guarda, in questo momento un amico appena fissato con il Lillo Xtreme, meravigliose. Ecco, se non ci si crede, se non lo si prova, si ha difficoltà a comprenderlo. Allora, io che cosa voglio dire? Che quindi mettiamoci in conto che bisogna avere un buon forno, che però non bisogna spendere tantissimo. Se poi ci si vuole spostare su quelli a gas con la fiamma per levarsi il gusto di muovere un pochettino la pizza, si sale chiaramente già sui 300 euro circa e si trovano alcune cose. Ora, mettiamo da parte il forno. Tanto ce lo siamo già detti, via il dente, via il dolore, senza un prodotto con alte prestazioni, la pizza sarà un'altra cosa, cioè esce buona lo stesso, ma non è una napoletana, magari è la classica pizza. Non è la pizza dei nostri sogni, insomma.
però magari, che magari possiamo immaginare che magari arriviamo a un magari, però è la pizza italiana, è la tonda al piatto che servono nel 99% delle pizzerie d'Italia. Quindi, infatti. Dico, la si può ottenere, la fai anche dentro il forno di casa, solo che è lenta la cottura, bisogna inventare qualche piccolo accorgimento. Ad esempio, per il forno di casa, e poi arriviamo anche all'impasto, però per il forno di casa io direi che occorrono alcune cose. La prima, aumentare l'idratazione, di modo che cuocia un po' più lentamente, cioè il tempo di fare evaporare l'acqua passano i minuti e quindi resiste un po' di più impasto. Un 70%? La seconda cosa... Come? Un 70%? Sì. 75%? 70% sul forno di casa, il 70% va bene, 75% andrebbe ancora meglio, però 75% va saputo manipolare. Se certo, si ha una pala barella... Se si ha una pala barella non c'è problema perché rimane la forma tonda, ma se poi uno usa le tecniche classiche, il 75% fugge da tutte le parti e perde la forma, è morbidissimo. Allora diciamo un 70% lo si può fare a mano e alla portata di chiunque abbia un po' di pazienza e garantisce il risultato nel forno di casa. Il secondo trucco è usare la mozzarella tagliata grossa, perché deve resistere anche 3 minuti e mezzo, 4, ma questo vale anche nei delizi, ariete, eccetera. La mozzarella va tagliata grossa, altrimenti fa un lago e poi si brucia pure, prima che la pizza sia pronta. Adesso spostiamoci invece sull'impasto. Allora, qua diciamo che ci sono, secondo me, vari metodi per uno che sta proprio approcciandosi. Il metodo più semplice, il più semplice di tutti è: scelgo una ricetta e la copio, la faccio uguale. Magari una ricetta ben descritta, di quelle che non ti lascia a metà, che non capisci cosa devi fare. E quelle ben descritte, ce ne sono tante. Ce ne sono tante e si fa tranquillamente, voglio dire, un impasto copiando la ricetta. Se si copia la ricetta, ho un piccolo suggerimento. Imploro chiunque prenda una ricetta da usare di guardare la data in cui quella ricetta è stata fatta. Ah, bene. Anche l'altro forse, giorno. Forse non la guardiamo mai la data. Ci sfugge sempre. È fondamentale. Un particolare che non sapevamo. È fondamentale. Da poco su YouTube, in uno dei miei video, vecchio, di un anno fa, di luglio, fine di luglio, una persona ha messo un commento, perché probabilmente è arrivato adesso a vedere quel video vecchio, e ha messo un commento e ha scritto praticamente di aver riprovato ma che la pizza non era abbastanza cresciuta, e io gli ho detto: controlla la data in cui è stato fatto questo video. A fine luglio, con 28 gradi in casa, io faccio la mia ricetta con 0,1 grammo niente di pizza, cioè un decimo di grammo. Che si pesa con quei classici pesetti che vendono nei negozi dei cinesi per 7 euro, quelli con il decimo di grammo, il centesimo addirittura, come nel caso mio. Allora, è ovvio che se tu non guardi la data e provi a replicare un impasto estivo in inverno, è un grandissimo pasticcio. Identicamente, se usi un impasto invernale con un'abbondanza di lievito durante l'estate, quando c'è un sacco di caldo ed esplode tutto l'impasto. Quindi il trucco che do è: prendete il livello 1, anzi 0, e prendo una ricetta e la faccio uguale, identica, ma guardate la data. Secondo livello è il calcolo a pizza. Ce ne sono tanti. Io, come dice Agata, Agata è nome siciliano, io lo so perché la famiglia di mia moglie è siciliana di Catania, e Agata è un nome che me la dice lunga. Io sono catanese. Mi, come puoi essere? Allora, dunque, secondo livello è quello dei calcolapizza. Il calcolapizza è uno strumento potente che grazie a un algoritmo, quindi a un calcolo fatto dal programmatore, che mette dentro le esperienze, naturalmente, Salerno, Agata ha risposto, ha detto che è di Salerno. E vabbè, però
Allora, dicevo che il calcola pizza ti sforna una ricetta secondo le tue esigenze. E io, sinceramente, tra i calcola pizza ho sempre portato avanti quello del Calbal. Perché l'ho portato avanti? Perché usa il lievito madre, tante altre cose. Ma di recente, con gioia, ho visto che gli amici del gruppo Pizza Che Passione ne hanno sfornato uno favoloso, favoloso, che funziona molto bene. Lo sto testando in questi giorni, può essere che riesca a farci anche un video, però è molto semplice, molto intuitivo, pieno di disegnini e di grafiche, quindi facile. Questo è il secondo livello, perché tu decidi quante pizze vuoi fare, che tipo di pizza vuoi fare, quanto tempo hai a disposizione e se per caso vuoi usare anche il frigorifero. E il programmino ti dice tutto quanto. Quindi, secondo livello. Terzo livello, che è quello, diciamo, quello top, un po' più avanzato. No, non è il top, perché il top è il quarto. Io mi fermo al terzo, che è il mio, cioè quello dei praticoni, che a furia di fare le cose hanno capito un po' i meccanismi e hanno iniziato a mettere in relazione la farina con l'acqua, con il lievito, con la temperatura esterna. E quando si dice però la farina, ad esempio, si intende dire quanto è forte quella farina, perché se io voglio fare un impasto in 8 ore, non posso usare la mia amata Petra 5037 di forza, W3-10-330, perché quella lì proverai a stenderla e torna tutta indietro perché è troppo, troppo forte, ha necessità di 24 ore. Non ha tempo di maturare. Sì, e quindi è chiaro che, ecco, imparare a mettere in relazione tutte queste cose, secondo me un consiglio che do a chi si sta approcciando, necessita di un po' di amore per se stessi. E dall'amore per se stessi deriva la pazienza. Cioè non si può pensare dal primo giorno, salvo le classiche botte di fortuna, per cui non hai mai fatto una cosa e la prima volta ti esce la più bella del mondo. Superlativa. Succede, succede. Però sì, diciamo, sì, bisogna darsi del tempo, perché o si studia o se si resta praticoni come me, solo il tempo ti dà qualche soddisfazione, perché impari così, sperimentando, a capire come gli elementi diversi di una ricetta entrano in relazione. Perché sì, una farina può essere forte e può aver bisogno di 24 ore, ma se fuori ci sono 28 gradi, non ha bisogno più di 24 ore, perché comunque anche la temperatura aiuta, la stessa idratazione dell'impasto cambia i rapporti di forza all'interno. Quindi il terzo livello è quello figlio di esperienze. A furia di provare e sbattere il muso contro cose, contro cose più o meno imprecise, si riesce a trovare la propria via. Il quarto livello è quello monster, di chi sceglie un professionista, di quelli bravi, si fa un corso di formazione e si fa spiegare da un professionista bravo come funzionano le teorie. E poi magari ci studia pure, quindi a quel punto, conoscendo la teoria, non ha più bisogno di fare troppa esperienza, cioè può già immaginare che cosa succede se fa questo, se fa quello. E di professionisti che fanno quello, stimati, da stimare e da rispettare, ce ne sono tanti. È vero che ci sono anche praticoni, bisogna essere un po' attenti. Ad esempio, io vi dico, solo un nome faccio, ma è perché il mio amico che vi ho detto prima, uno fa un corso con Stefano, spende abbastanza poco, perché costano davvero poco, e ha uno che sa bene la teoria. Se uno sceglie Sergio Mura, che non fa corsi, sto dicendo per dire, così non nomino nessuno, nomino me. Se uno sceglie Sergio Mura che vuole fare un corso, magari potrebbe anche spendere poco. Ma Sergio Mura è un praticone, non è un professore, non è un teorico e quindi non deve insegnare agli altri. Può solo dirgli, io ho fatto questo e viene bene. Se lo vuoi fare anche tu, può dare consigli. Forse viene bene anche a te. Però io non sono in grado di insegnare gli strumenti per cui tu in autonomia metti tutto in relazione e capisci come si fa. Perché non è il mio lavoro. Ed è un limite, è un grande limite.
un buon professionista va pagato, c'è poco da fare. Basta allora, guardarci intorno. Ci sono delle domande dagli utenti. Prego. Tipo, le differenze tra forno a legna, elettrico, gas, qual è più performante dei tre? Allora, a elettrico, a legna e a gas. Allora, diciamo così, il più performante non esiste perché dipende dalle caratteristiche. Tu puoi avere un elettrico più performante di uno a gas se quell'elettrico è più ben congegnato oppure più potente. Oppure viceversa. Diciamo una cosa che, dunque, secondo me è importante che il forno sia potente, che sia a gas o che sia elettrico, deve essere potente, perché se non ha potenza da spendere potrai fare solo certe cose. Il forno elettrico di casa ti fa fare il pane divinamente, perché ha la giusta temperatura per il pane, ti fa fare la pizza in teglia molto buona, perché raggiunge una buona temperatura per la pizza in teglia, ma già con la tonda classica italiana, che necessiterebbe magari di 2 minuti e mezzo, massimo 3, nel forno di casa non ce la fai, perché quello ne richiede 5. Non potrei mai fare la napoletana, che ti richiede una botta di calore immediata, una cottura che chiudi in un minuto, poco più, e questo ne richiede sempre 5. Quindi il più potente non esiste, bisogna vedere nella descrizione quanto sono potenti. Poi uno può avere 500 gradi in un forno, qua non faccio nomi, così non rischiamo di offendere nessuno. Allora, tu puoi avere 2 forni elettrici di marca A e B e leggi tutte e due 500 gradi. Va bene, leggi 500 gradi. Ma se uno sopra una resistenza da 2100 e l'altro ce l'ha da 1500, probabilmente sì, raggiungeranno tutte e due i 500 gradi, ma la napoletana, ad esempio, verrà meglio in quello che ha la resistenza più potente in alto. Identicamente, per capirci, quando tu prendi un qua il nome lo possiamo fare invece, perché se tu prendi un Il Lillo, no, ma noi siamo liberi, quindi puoi fare sì, lo so, ti pare. Non, no, non Antonella, lo capisco, però è un mio cruccio, siccome dietro le aziende ci sono lavoratori che ci lavorano, assolutamente hai ragione, io sto attentissimo per evitare che poi, se uso delle parole sbagliate, poi qualcuno, se in tanti poi dicono delle parole sbagliate, qualcuno può anche chiudere, quindi è vero. Allora, diciamo che però qua, siccome non sto dicendo una cosa che fa male a nessuno, qua il nome lo faccio. Se tu prendi un Il Lillo che ha una resistenza da 1000 sopra, una sola sopra, e prendi un Ariete oppure un Delizia che ha 1200 watt ma 600 sopra e 600 sotto, io dico che il risultato migliore lo farà il Lillo, perché ha 1000 watt sopra, quindi non c'è storia. Se poi addirittura è la versione da 1500, beh, non c'è. E allora? Ecco, quindi è importante leggere nei forni la descrizione delle potenze. Altra domanda, consigli il lievito madre per le pizze? Allora, qua ma quali pizze? Allora, credo che si riferiscono quelle napoletane o al piatto. Allora, qua potrei attirare le antipatie di tanti, soprattutto di quelli che vi ho detto prima, professionisti, professori, quelli veri, perché loro dicono una cosa molto giusta. Dicono, ma che acipicchia di senso ha usare il lievito madre, che è parecchio impegnativo, e vi dico in un minuto il perché, per fare una pizza napoletana che cuoce in un minuto e che consumi in un minuto. Cioè, dov'è che mai apprezzerai la differenza? Questo dicono le persone competenti e non hanno torto, però nonostante questo io vi dico che invece, siccome io a fare tutta la pizza non sono un professionista, non devo venderla a chi passa fuori per la strada, mi prendo tutto il tempo e me ne frego del tempo che corre e dei rischi che non esca perfetta, eccetera, eccetera. A me piace usare il lievito madre perché mi porta indietro a un tempo che io non ho vissuto, mi fa stare bene mentalmente, perché solo mentalmente io penso che quella cosa lì è viva, è antica,
che mi piace toccarlo, impastarlo, e me ne frego se mi costa fatica, se poi il risultato non è mai uguale a se stesso, perché il lievito madre, e qua entro nel dettaglio, cambia ogni giorno. Cambia ogni giorno, una volta ce l'hai particolarmente forte, una volta no, una volta azzecchi la temperatura e un'altra volta non la azzecchi. C'è chi crede che il lievito madre sia come quello di birra e fa impasti a 48 ore con lievito madre, e poi magari la pizza uscirà anche buona, ma nessuno viene a sapere che era acidissima, perché il lievito madre si chiama pasta acida non per caso, perché è superato un certo tot di applicazione sull'impasto, tende a inacidire l'impasto. È normale anche sul pane, se sbagli gli orari nella preparazione del pane con lievito madre, che è la morte sua, però se sbagli il pane esce acido, mi è uscito acido tante volte, a casa mia non lo sopportano acido, magari è bello, tu fai la foto, la metti lì e dici guarda che bel pane, però io ho omesso di dire che con quella ricetta lì il pane è venuto fuori acido. Ecco, quindi io dico, si può fare, però secondo me fino alla napoletana. La pizza in teglia deve essere non quella a 48 ore, un adattamento. Cioè, siccome il lievito madre, i tempi lunghi sono complicati da gestire, secondo me o fai la pizza tonda, che insomma in 12 ore è tutto pronto con il lievito madre, 8-12 ore e la fai, anche 15, oppure puoi fare una teglia ma sempre in quel numero di ore. Se vai oltre ti esponi al rischio, il sapore ti ripaga, perché il bordo saprà di pane. Voglio chiederti invece se poi alla fine della nostra chiacchierata ci parli della tua bellissima pizzetta sarda e ci dai la ricetta. Sì, la ricetta. Allora, dunque, io non solo ve la posso dare, ma adesso non so come sia la policy, chiamiamola così, interna del vostro gruppo, però sinceramente, siccome la ricetta è davvero mostruosamente lunga, è davvero lunga, perché è facilissima, ma io l'ho fatta proprio dettagliata, c'è scritto tipo, adesso respiro due volte e poi faccio questo. È vero, l'ho letto. È una battuta, non è così, però è veramente spaventosamente lunga, per cui io sinceramente, più che dirvela, ve ne parlerei di questa pizza e vi direi guardate la ricetta. Sì, cioè la posso anche mettere qualche seguita. Altra domanda e poi parliamo di questa bellissima pizzetta che tutti quanti adorano. Sì. Allora, la pizza, ripeto, io ho fatto anche un lungo video su quella pizza lì e devo dirvi che insomma il video è ben fatto, sì, cioè è congegnato. Io lo vedo perché sono stato invitato in un gruppo tempo fa, in un gruppo molto noto dedicato a impasti e farine, molto grande, guidato da un, non un cuoco, come si dice, un professionista comunque. Devo dirvi che mi hanno invitato a fare un evento sulla pizzetta sarda. La ricetta era la mia, il video di supporto era il mio, credo che tra quelli che hanno commentato erano 1500 persone iscritte a farlo, nessuno ha detto che gli è uscita male, erano tutti contentissimi. Quindi io dopo, poi ve ne parlo, però vi rimando alla ricetta completa. Sì. Per forza, sì. Ma guarda che le tue ricette non ne sbagli una. Tutte quelle che hai, no, guarda. Io ne sbaglio tante. Non fare il blesso. Ma quelle dai, non voglio fare il modesto. La sbagli. Allora, io non voglio fare il modesto. Io vi dico in verità, sempre per rispetto di chi sta imparando, che potrebbe pensare allora non sono capace, che io ne sbaglio. E come ne sbaglio un quantitativo anche oggi, ne sbaglio tutti i giorni quando faccio pizza, però quelle che pubblico sono quelle giuste, ecco, cioè voglio dire, non pensiate, sicuramente non ti svegli e fai la ricetta perfetta, c'è c'è un lavoro dietro, l'ha detto prima l'esperienza, appunto. Io le leggo, guardo quelle che mi piacciono, cerco di capire
e qua ritorno sull'argomento di prima, è importante, sempre, mai senza fare i nomi, tanto non è un problema, però secondo me è importante che chi fornisce la ricetta sia interiormente onesto. Ecco, perché c'è un ragazzo che ti sta chiedendo, Fabio Fiorentino, sì. Probabilmente lo conosco di nome. Sì. Caro Sergio, sì. Hai avuto modo di provare il nuovo F1 Evolution? No, sono informatissimo sull'Evolution, lo avrò, però ancora devo pazientare. Al momento ce l'hanno solamente due persone, uno che fa semplici test pratici e l'altro è Fulvio De Marco, il mio amico Fulvio, che invece partecipa proprio alla, come dire, allo sviluppo. Allo sviluppo, sì, è uno sviluppatore tecnologico, quindi vi posso dire che ho visto l'altro giorno un video che mi ha mandato lui con WhatsApp sulla napoletana, e si cita la napoletana perché è complicata, cioè uno la vede così e pensa che, però certi risultati sono complicati. Eppure ho visto tre pizze fatte da Fulvio, una presso all'altra, tutte perfette senza mai girare la pizza. Quindi vuol dire che stanno arrivando, diciamo, stanno arrivando a ottenere un risultato da paura. Ecco, questo insomma, penso che siamo vicini all'uscita, perché ho visto delle cose molto, molto, molto importanti. Io ripeto, quando prendete le ricette, naturalmente stiamo intendendo la descrizione, intendo dire, perché poi la pizza poi alla fine è acqua, farina, lievito, e un po' di tè e sale. Quindi voglio dire, non è che ci sia nient'altro, però io quando prendete la ricetta intendo dire, quando prendete la descrizione di qualcuno, dovete insomma, in qualche maniera essere certi che la fonte sia descrittiva in pieno. Guardate che intorno, sono sincero, l'ho vista anche io, perché certe cose interessano anche a me, io sono uno come voi, sono incuriosito dai risultati degli altri, prendo delle ricette e adesso rispetto a prima mi viene più facile, ma mi accorgo proprio che quella ricetta come è scritta non può aver prodotto quel risultato. Poi io non scrivo mai nulla a nessuno, non ho mai scritto una parola su nessuno, mai un commento negativo, mai nulla. Sempre, tutt'al più, passo avanti. Però dentro di me dico, povero chi prova a copiare questa descrizione, perché magari non funziona. Infatti spesso diciamo, se proprio la devi, non la vuoi scrivere, non scriverla sbagliata. Lascia perdere, lascia stare, se proprio non la vuoi dare la ricetta, è inutile che ne scrivi una a casaccio, che magari l'utente inesperto come me prende quelle ricette e si scoraggia perché non funziona. Lascia stare, hai ragione. Aspetta, sto leggendo, avete messo un... Allora, buonasera, io non condivido questa storia delle ricette. La ricetta per me è solo una base di partenza, e tutt'altro quello che conta, la ricetta è solo, beh sì, alla fine stiamo dicendo quello, cioè la ricetta che cos'è? Una descrizione di eventi per cui uno unisce quegli ingredienti che servono a fare una cosa, che sia pane, pizza, un dolce, eccetera eccetera, però sono solo sono quattro ingredienti, dopodiché noi chiamiamo ricetta che noi tutti, che cosa? La descrizione del procedimento che mescola queste cose in un certo modo. Ad esempio, faccio un esempio per dire cosa intendo dire. Allora, io compro una spirale, tutti dicono che la spirale, lo dico anch'io, è uno strumento da paura, è uno strumento per fare gli impasti mostruoso, e oggi è anche alla portata di un bel po' di persone, perché hanno abbassato i prezzi, perché diciamo hanno messo le rate, quindi insomma si riesce ad avere. Ora, se uno prende una spirale e non scrive una procedura, che noi poi chiamiamo ricetta, procedimento, quello che volete, uno prende la spirale, ci butta dentro i quattro ingredienti, state tranquilli che butterà tutto l'impasto e poi prenderà la spirale e la butta dalla finestra. E la rivende. Perché è impossibile, senza un procedimento, riuscire a ottenere
un risultato. Quindi io ritorno a quello che ho detto prima, dicendo che la ricetta come sequenza del procedimento è importante che sia onesta. Se la gente fa delle cose belle e non desidera condividere il metodo, allora forse dovrebbe rinunciare a metterle nei social media dove la gente ti chiede come l'hai fatto. Che senso ha mettere una foto e non spiegarlo? O peggio, spiegarlo nascondendo una parte, e così nessuno riuscirà a rifarla. È demenziale, è una roba... Ritorniamo al discorso dell'inizio, che purtroppo spesso ormai nei social troviamo persone che si sponsorizzano per altri fini, che non sono quelli della condivisione mera e libera. Però, pazienza. Anche questo è il mondo di oggi, tra l'altro, cioè non ci possiamo fare nulla. Quindi nel momento in cui... vai. Un'altra domanda che mi facevano: ma tu preferisci più la pizza in teglia o la pala? Quale secondo te è la migliore tra le due? Allora guardate, io amo i prodotti di arte bianca tutti. Amo il pane, amo tutti i tipi di pizza, ne ho provato anche tanti. La pala e la teglia si somigliano davvero tanto, perché l'impasto è in tutto e per tutto abbastanza simile. Non sto dicendo che è uguale, è giusto per, come dire, simpaticamente, per capirci fra di noi, sono impasti molto simili, solo uno si deposita sulla teglia e gli si dà quella forma particolare schiacciando con i polpastrelli e spargendo le bolle, e l'altro invece gli dà una forma un po' di losanga, un rettangolo senza angoli sostanzialmente. Lo stendi sulla pala, fai ugualmente così con i polpastrelli, ma poggia direttamente sulla nuda pietra. Sono buone tutte e due. Guardate, io credo che se uno ha assaggiato la napoletana e si è convinto che quello sia il mondo delle pizze più buone del mondo, quando poi assaggia una teglia ben fatta, che ad esempio nelle città si trova nel franchising Alice, per chi ce l'ha, in tanti ipermercati c'è Alice, chi compra la pizza alla in teglia oppure va ai forni romani a comprare una pala, conosce un mondo in cui capisce che la pizza può essere buona. Davvero è difficile per me dirvi chi è più buona. Ecco, se proprio lo devo dire, forse preferisco la teglia. Fra teglia e pala, forse preferisco la teglia. Un'altra domanda che ti fanno: la consigli la farina di riso per stendere o qualcos'altro? Allora, la farina di riso per stendere credo che derivi dal fatto che il mix della, che io ho lì da una parte in cucina, questa è la cucina di casa, voi state vedendo dunque il lato dove c'è proprio la cucina, cioè i fuochi eccetera eccetera, e il mio forno. Da quest'altro lato c'ho un altro forno e poi la mia impastatrice spirale eccetera eccetera. Sotto io tengo un contenitore di farina con la farina della pinza romana, che è un mix che è stato inventato da De Marco o Di Marco, adesso non ricordo. Comunque sì, questa è un'altra domanda che mi hanno fatto, che adesso, adesso ci arriviamo. E loro, quelli maestri di pinza, stendono la pinza con la farina di riso, che pare che abbia delle caratteristiche particolari, insomma, che non gli si attacca, non dà troppo disturbo nel momento in cui poi la porti in cottura, eccetera, eccetera. Io onestamente non l'ho mai usata, perché mi è stato donato circa 5 kg di questa farina per la pinza, che è un mix, e io sostanzialmente ho usato il mix sia per produrre la pinza che anche per stenderla. Però da tutte le parti, ma devo confessare di non averla mai usata, leggo che va molto bene. Però, se posso fare una digressione sulla farina da usare per stendere, guardate, sempre senza sembrare offensivo. Allora, se l'impasto è fatto bene e la stesura è fatta bene,
sotto ci puoi mettere qualunque tipo di farina e va tutto bene. Guardate, io faccio la pizza, mi guardo intorno, se il più vicino è la farina 00 uso quella, se è la 0 uso quella, se ho della manitoba ci metto quella, se ho della semola rimacinata ci metto quello che capita. Se l'impasto è fatto bene e nel momento della stesura si fa una stesura da imparare con il tempo, piano piano, senza darsi eccessiva fretta, non c'è bisogno di impazzire dietro le farine, tanto non serve. E qua spendo l'ultima parola. Come si fa a stendere la pizza senza avere problemi di farina sotto? Lo dicono i napoletani, non io. Si stende con la stesura che loro chiamano a mezzo busto, cioè praticamente loro danno 2 o 3 schiaffi. Poi noi magari non siamo bravi con gli schiaffi, facciamo con i polpastrelli o con i pugni, così, in qualunque modo che scegliamo, la allarghiamo un po'. L'importante è non allargarla molto, un pochino. Se noi non stressiamo troppo la pizza in questa fase e la allarghiamo solo un pochino, tipo 2/3 del massimo che abbiamo in mente, la condiamo e poi la portiamo sulla pala. A quel punto, senza aver messo nessuna farina sulla pala, senza impazzire con la farina sotto al panetto né niente, la pizza già sulla pala la allarghiamo lì quanto vogliamo che diventi, quindi l'ultimo terzo, poi inforniamo e si staccherà benissimo. Se invece noi la stressiamo quando è ancora sulla tavola, la stressiamo troppo, allarghiamo eccessivamente la pizza, diventa sottile e allora diventa un problema se non c'è la farina sotto, perché si appiccica e se non si è svelti poi non si stacca. Oppure se anche si è svelti si rischia che non si stacchi in infornata, perché appena il calore raggiunge la pala, se non si è velocissimi, quel calore attacca la pizza alla pala e poi non si stacca, e succede come è successo a me, che faccio così e si rovescia la pizza su se stessa perché si è fermata da una parte. È successo a tutti. E sporca tutto il forno. C'è Fabio, scusate, che chiede. Sergio, c'è un messaggio che è apparso qui davanti. Usi il secco per il lievito, no. Allora, guardate, secco no. Lo usavo per la teglia della nonna, per capire, il mastro fornaio. Secco no. È complicato da pesare, perché quando arrivi in estate e fai una pizza, l'impasto per la tua pizza con... per 4 panetti 0,1 grammo di lievito fresco, come fai a dividerlo per il secco che si divide per 3? No, Fabio, io non sono d'accordo che un grammo di fresco è 0,65 di secco. No, un grammo di fresco secondo me è 0,3 di secco. Ma se tu invece che un grammo ne usi 0,5, dividere per 3 è un macello. Non solo, il secco può essere da attivare, già attivo, a volte leggo in giro, non funziona, a volte non funziona. Perché magari... Col fresco non si corre mai nessun rischio, basta tenerlo banalmente, insomma, in frigorifero, ben chiuso, oppure per un periodo non eccessivo si può tagliare con la lametta. Avevo fatto un video una volta. Non hai idea di quanta gente l'ha visto. Sono quelle cosettine da nulla, che poi uno può anche dire, ma sei uno scemo, che bisogno c'è di fare un video per questo? Lo so, però per chi non lo sa, dire che con una semplice lametta oppure con un cutter tu lo dividi a metà e ne hai 12 grammi, lo dividi in 4 e ne hai 6, lo dividi in 8. Alla fine ti fai la tua bella dose da mezzo grammo e te li congeli tutti quanti in un contenitore. Poi quando lo togli sei a posto. A proposito della pinza, ci chiedevano, ma cosa ne pensi tu di questa bellissima novità? Allora, intanto piace, non è esattamente... Non è esattamente una novità, perché inizia ad avere una 30ina d'anni, mettiamola così, è una bella cosa, perché guardate, è stata un'invenzione che poi, se leggete le interviste di Di Marco, quello che l'ha inventata,
sono buffe perché lui ammette di aver detto una balla, ironicamente, sì, quando ha detto che era una vecchia ricetta dell'antica Roma. Io stesso ci avevo creduto, l'avevo letta e ci avevo creduto. Invece lui, ci siamo cascati, insomma. È simpaticissimo, l'uomo è anche grande di età e dice... Ma no, è una balla, l'ho inventata io, era giusto per fare un po' di fascino intorno a questa ricetta, l'ho inventata del tutto e vi devo dire che è buonissima. Nei fatti il sapore è tipo quello della pala romana, però è onestamente più leggero, perché quelle farine che usano, noi sappiamo quali sono, ma è brevettato il quantitativo, cioè non l'hanno mai rivelato. Poi per carità in giro di mix di pizza ce ne sono tanti, perché poi... Una volta che sai qual è la composizione, altre marche hanno provato ad avvicinarsi e poi funziona. È buonissima, e però nei fatti è una pala romana. Cioè, sì, sì. Tant'è che c'è gente che dice universalmente pala oppure universalmente pinsa. Non è Alessandro, la stessa cosa. La pinsa è buona. Quali sono le farine che ci sono nel mix? Allora, c'è la farina di riso, la farina di soia e la farina di frumento, grano tenero. Le percentuali sono quelle che non sono state rivelate. Poi se uno cerca mix per pinsa percentuali su Google, trova tanta gente che ne dà che funzionano. Però se non compri il mix, non sarai mai sicuro che sia quello, perché loro non l'hanno mai rivelato. È coperto da... Che neanche sul mix ci sia scritta la percentuale, ovviamente. No, assolutamente. Beh, è proprio lì. È come la Coca-Cola, è obbligata a mettere gli ingredienti, ma non ti dice l'esatto dosaggio. Certo. Non te lo dice perché lo comprano da brevetto industriale. E vabbè, è un'azienda, vive di questo, quindi... E poi chiedono, ecco, la precottura della pinsa. Sì. I maestri dicono che è una prassi, una normalità. Io nell'unico video che ho fatto sulla pinsa ho fatto la precottura. Cioè, ti cuoci la base, gli fai sviluppare le bolle, le bollone, eccetera, eccetera, senza disturbarla con gli altri ingredienti sopra. Poi le puoi anche conservare per giorni, tranquillamente. Le vendono le basi anche surgelate, per esempio. E poi nel momento in cui ti serve la togli, completi con gli ingredienti e vai in forno. Quindi davvero è una cosa particolare. Sì, qua cosa apporta la farina di riso? Secondo me apporta tutte e due le cose, però in quale quantità lo fa non lo so, perché dentro ci sono le altre due farine e tutte collaborano a quel risultato lì. Alla fine è soffice e croccante. Fragrante più che croccante, però chi è che contribuisce a ottenere un aspetto e chi è che contribuisce a ottenere un altro, io non lo so, sinceramente non lo so. Però poco fa, se scusate, Franca Mulas dice: ormai è nato il boom delle farine, mi è passato davanti e volevo dirvelo, tra whey e proteine esci dal supermercato e compri di tutto. Ascoltate, sulle farine... che vi posso dire? Ci ritorno subito. Al NAP dice: è vero che c'è pasta madre essiccata? Sì, è vero. Cosa serve la pasta madre essiccata? Non chiedetelo a me, io lo uso solamente vivo. Penso sia solo una questione di sapore. Dal punto di vista della lievitazione non introduce nulla, perché essiccata... Non credete a me, non vi fidate, andate a comprarla, comprate al supermercato la pasta madre essiccata, e se è davvero solo pasta madre, e guardate che non lo è mai, in genere in piccolo da qualche parte c'è il nome latino del lievito di birra, ora se fosse davvero pasta madre essiccata, beh, provate a usarla e poi mi raccontate se funziona. Non funziona, non serve a nulla, apporta sapore, non lievitazione. Quindi certamente nella dose che loro usano, ma che non c'è scritta, serve per apportare sapore alla pinsa, lo arricchisce. Il lievito madre sempre, dovunque sia, apporta sapore. Idratazione ideale per la pinsa, Manuela, è come la teglia romana,
Quindi diciamo alla fine va un po' a fantasia, dai 70 in poi non c'è problema. Io l'ho fatta all'80, c'è chi la fa al 90, c'è chi la fa all'85, chi al 75. 70 è molto poco, però una cosa che può sorprendere, me l'aveva detta proprio Stefano Ciccarelli tempo fa. Non me l'aveva detta, l'aveva scritta e io l'avevo letta. Diceva che la cosa più sorprendente è andare nei forni romani e scoprire che loro fanno il 70%. Cioè noi pensiamo le mega Idratazioni idratazioni pazzesche, tipo con le 90%. impastatrici e con le impastatrici da Oscar, eccetera, eccetera, e quelli fanno il 70%. Nulla di più. Nulla di più. Torno un attimo alle farine, perché quella domanda è curiosa. C'è un boom di farine tecniche. Perché c'è un boom? Perché c'è un boom di persone che hanno deciso di imparare, di dedicarsi al mondo dell'arte bianca, quindi pizze, pane, eccetera, anche dolci, eccetera, eccetera. E quindi naturalmente il mercato evolve, evolve quello dei forni, quello delle impastatrici e anche delle farine e anche dei lieviti. Quello delle farine è un mondo particolare, secondo me. L'unica cosa che occorre fare è ricordarsi dei fondamentali della farina e poi fidarsi di chi l'ha già usata, leggere le descrizioni senza farsi affascinare troppo dalle persone che ti dicono un sapore. Non lo so, io di farine ne ho provate tante, a me sembra che queste grandi differenze di sapore, ma sono poco avvertibili, però è come quelli che ti dicono gusto rotondo. Eccetera, eccetera, Colore come chiaro, sommelier. loro hanno bene in mente che cosa intendono dire. Loro Ma intendono noi dire, diciamo. ma io che non lo capisco ho difficoltà a sentire gusto rotondo. Allora, con le farine sentire di sapori diversi è un po' complicato, però io vi dico che tra gli appassionati della pizza, e su questo davvero lo posso dire, ma perché non è un vanto, è una verità. Credo di essere stato tra i primissimi che ha portato sui social network la pietra, non la conosceva un'anima creata Nessuno. e ho anche raccontato come sono arrivato alla pietra. Io cercavo una farina per far pizza, mi avevano prestato la tessera di metro, sono andato lì e c'erano le Caputo in pacchi da 25 kg che mi hanno spaventato solo a vederli e poi. C'erano queste petra che io non conoscevo del Molino Quaglia in sacchi da 12 kg. Ho detto, beh, 12 dai, si può fare. E avevo cercato da dentro metro con il mio telefonino in un noto La forum sfida, di appassionati di la pizza se qualcuno conosceva petra. Non la conosceva quasi nessuno. Sono sincero. Quando ho iniziato a portarla, la gente ha visto i risultati e immediatamente fa la trasposizione. Buoni risultati, che cosa ho usato? Allora usciranno anche a me, omettendo naturalmente che un buon risultato è figlio anche di quelle altre cose che abbiamo detto, un buon forno e tante tante altre cose. Quindi io che cosa dico? Intanto la cosa più importante è la forza. Bisogna capire quale forza occorre per il nostro impasto. Se noi facciamo un impasto a 24 ore a temperatura ambiente, ci vogliono 300 di circa di W. Se noi lo facciamo con impasti più brevi, magari basteranno 260, 240. Se lo facciamo in 8 ore, possono bastare anche 230. Non è... C'è anche la Tremolini di Eurospin. Io ci ho fatto pizze stupende. Ma non le posso fare in una giornata, in 24 ore, non regge, Non ce la si fa. disgrega. Ecco, Lo quindi dicevamo all'inizio, però, secondo me appunto. sì, non bisogna stressarsi troppo, bisogna individuare qualcosa e provare, però un minimo di teoria qui bisogna darsi il tempo di leggerla, un pelino, senza grandi cose, però una farina forte. Lievitazione più lunga, una farina debole, lievitazione più corta, almeno questo minimo, diciamo, insomma, Sì, deve averlo certo. chiaro. Sì, deve averlo chiaro. E allora, passiamo alla tua pizzetta, ci parli della tua pizzetta salda? Allora, sì che ve La la gente do. se la sogna la notte, è buonissima.
Allora, vediamo un attimino. Allora, intanto io partirei dal link del video, perché tanto alla fine, anche se la ricetta è ampiamente descrittiva, indiscutibilmente il video aggiunge veramente tanto, cioè su questo non ci piove. Allora, vediamo, ve lo cerco, è proprio un attimo. Dovrebbe essere altri tipi di pizza, è qua, vediamo se lo troviamo al volo. Sto cercando e portate pazienza. Dunque. Eccola qua. La pizza sarda strepitosa, ormai un must a casa mia. Eh sì, perché è facilissima. Allora, se io volessi mettere il link, non lo posso mettere? Non vedo un posto dove... Lo metto nella chat privata? Esatto, è giù. Alessandro lo girerà nei commenti. Ok, un attimo solo. Allora, clicco qui, lo faccio partire e mi becco il link, copia, e lo porto qui. Perfetto. Adesso io ho messo il link nella chat privata. Questo è il video. Nel video io, per onestà, vi dico... Il video è lui descrittivo a mille, ma veramente a mille. Mentre invece nella ricetta ci sono tutti i passaggini. Adesso se aspettate... Eccolo qua! Eccolo! Sì, è questa. Guardate, questo è veramente è un video un po' lunghetto, è tagliato, però... ci è spiegato proprio tutto dagli ingredienti in poi. Allora, sbagliare con questo video, bisogna impegnarsi, cioè uno deve dire lo voglio sbagliare, perché altrimenti onestamente è impossibile. Invece, per quanto riguarda la ricetta, un attimino che la recupero, perché siccome onestamente io non lo sapevo, non me l'ero trascritta. E quindi, un attimo solo, che la cerco, così, siccome qua i link sarebbero ad altri gruppi, non vi do qui i link, ma vi do la ricetta direttamente, e ne possiamo anche parlare, perché se voi la mettete... Magari le criticità, esatto, dove stare attenti. Esatto, è proprio quello, perché è una pizza semplicissima. Alla fine che cos'è? È semplicemente una pizza da fare dentro una teglia, però nella sua semplicità, che è davvero disarmante, totalmente disarmante, però ha delle sue regolette, perché se non la fai così come c'è scritto, verrà certamente fuori una buona pizza, come quasi sempre, però magari non è quella. Eccola qua, ho trovato la mia ricetta. Adesso faccio così, me la copio, questa è la versione, diciamo, light, e ve la metto nella chat privata. Ah, non la prende tutta. No, non la prende tutta. Questo è un... Non ci sta, perché ha un certo numero di... dunque, possiamo fare una cosa. Se me la giri su Messenger, poi io la riporterò bene, tranquillamente. Bene. Benissimo, allora faccio così, la giro su Messenger, ecco qua, l'ha presa tutta su Messenger, allora, se ne vogliamo parlare, quali sono le caratteristiche di questa pizza? Intanto è una pizza... Ah, ti volevo chiedere, possiamo metterla nel ricettario, ovviamente citando la fonte, cioè Sergio Mura? Ma, no, ferma, che tu la citi o non la citi... A me non cambia nulla nella vita, anche per un semplice motivo, che non è mia la ricetta, mia è la trasposizione, ma la ricetta è dei fornai sardi, che tra l'altro non la fanno in una maniera unica, ma nel nord la fanno un po' più grossa e con le due metà piegate una sull'altra, cioè scusa, non piegate, appoggiate una sull'altra, mentre al sud, dove è più sottile, la piegano una metà sull'altra.
Al nord non si può piegare perché è più grossa. A noi piace così. Io sono nel nord della Sardegna e l'ho conosciuta così. Però se ti sposti in varie città, tipicamente più del sud della Sardegna, si fa più sottile e si piega su se stessa. Quindi prima caratteristica è che è una pizza che si fa in teglia, si usa l'olio perché ha un effetto, non voglio dire di frittura, non voglio sembrare stupidino nel dire le cose, però per capirci metti l'olio nella base della teglia e quindi si fa quella croccantezza sì, un po'. Sì, mentre l'interno, sì, esatto, mentre l'interno rimane morbidissimo e c'è un abbondantissimo uso di ingredienti, tanta passata di pomodoro, tanta, cioè la caratteristica è che quando tu la tieni deve venire fuori la roba da dentro, se no non è quella, non è la pizza di tartare, è un po' come il panzerotto barese. Se non esce fuori la roba, è la pizza del taccagno, non quella sarda. Cioè bisogna mettere tanta mozzarella e tanto sugo, tanta passata. Considerando che la pizza al taglio è così. Poi, negli anni, i pizzaioli ti dicono se vuoi un altro ingrediente, le patate fritte, aggiungi X e io te le metto dentro. Vuoi un'altra cosa, aggiungi Y e te le metto dentro. Però la pizza nasce come pomodoro e mozzarella, punto e basta. Ed è morbidissima in tutto il suo spessore, escluso sotto. Per cui quando tu pieghi le due metà ottieni croccante su, croccante giù, in mezzo morbidissimo, un fluff, e poi appena schiacci per dare un morso deve venire fuori sugo e mozzarella. Tant'è che si tiene ferma nella carta oleata e poi quando finisce la pizza si apre la carta oleata e si va a prendere il pezzo della mozzarella. Mica si lascia lì. Sì, adesso io non vi, diciamo, non vi tormento descrivendo come si fa perché è una roba un po' rustica, però si mangia tutto quello che c'è anche dentro la carta. Ecco, quindi, realizzarla? Come dici? Dico, punti critici per realizzarla, cosa dobbiamo fare attenzione? Nessuno, è di una semplicità mostruosa, però addirittura la farina, prendi quella che trovi. Diciamo che se proprio voglio darvi un consiglio per semplificare, invece che usare 500 grammi, come dico io, nella ricetta, che poi ne potete fare due teglie, invece di usare 500 grammi di farina proprio 00, si può usare 350 di farina 00 e 150 di Manitoba per dargli un minimo di consistenza, perché altrimenti poi da maneggiare è un po' complicato. Il resto bisogna solo fare una cosa, ma io lo scrivo, non bisogna stupirsi che la pizza abbia quella consistenza. Sembra una di quelle plastiline che si usavano, lo slam, quelle morbide, ecco, morbide, ecco. Un po' così, anche complicata. Quindi da stendere. Se ci no. Si arriviamo a questo livello. Lei tende anche a tornare indietro quando tu la stendi, non bisogna... Un attimino di pazienza, ci si ritorna su, alla fine lei prende la forma, va in forno e ti dimentichi tutti i malumori perché è di una semplicità micidiale. I passaggi sono tantissimi perché io li ho descritti tutti perché, guardate, c'erano 1500 persone iscritte in questo evento di un gruppo enorme che c'è su Facebook, ma è enorme, enorme. E non quello che vi verrebbe magari in mente dedicato solo alla pizza, non è quello. È un altro che anzi di pizza ne parla abbastanza poco, è un gruppo enorme, c'erano tanti iscritti, nessuno ha sbagliato la pizza. Poi a qualcuno magari erano tutti contenti, sai quella contentezza che fa piacere perché uno ha fatto la sua pizza. Poi magari non erano tutte perfette, sì, ma chi se ne frega? Stavo chiedendo, ma si può usare anche la semola? Sì, la semola? Si può usare, ma non tutto semola. Se ne può mettere un pochino, non costa niente. Però, guardate, la pizza sarda è quella. Poi uno la può modificare. Poi vi dico un'altra cosa, per onestà.
La pizza sarda, che io chiamo sarda, i calabresi la chiamano pizza calabrese, perché ce l'hanno sostanzialmente identica. È sostanzialmente identica. Ho visto la loro ricetta. Quindi vi dico, non so dove sia nata prima, io ero bambino e c'è sempre stata, però ce l'hanno anche loro. Cioè alla fine se uno la impara, la porta dove vuole. Anche perché la fai nel forno di casa, non è che... È un po' come la pizza che faceva la mia mamma all'epoca, che metteva l'olio nella teglia, e poi la condiva, esatto. All'ultimo momento la mozzarella. Esatto. Questa alla fine è una pizza un po' così, solo che l'impasto segue delle regole particolari per diventare così morbido. Ma guardate che è davvero impressionante, l'impasto resta morbidissimo. Uno pensa che non abbia funzionato. Io lo scrivo infatti, occhio che l'impasto resta morbidissimo, non è che... Si è smollato, ha perso corda, è proprio così. Sì. Ma se io vi mando una c'è foto... C'è Agata che non riesce a... Sì. Ma se io vi mando una foto, poi la potete... Se vi mando una foto con... come si dice, Messenger, lo potete far vedere la foto? Allora, di una di queste anche... Se vuoi puoi farlo anche tu, se guardi in basso c'è il bottone share. Share, vediamo. Share. Se premi, puoi decidere di condividere o una chiesa. Allora, vediamo se ci riesco. Share screen. Vediamo quale devo fare. Share screen. Consenti. Devi scegliere. Io vorrei consentire, ma sì, non mi appare il... Ti dovrebbe apparire un'altra finestra, condividi lo schermo e poi ti chiede o una scheda di Chrome o una finestra proprio dell'applicazione. Consenti, forse ce l'ho fatta, sì. Vediamo. Ma si vede la pizza? Adesso Alessandro la fa salire su in diretta. Questa è la pizza finita. Io non so se voi lo vedete. No, non ci stanno dicendo che non la riusciamo a vedere. Ah, aspetta, mi dice try capturing, aspetta, screen if... Vabbè, mi dice praticamente che non riesce a vederlo. Probabilmente il mio Mac c'ha qualche cosa di sicurezza, per cui... Però scusate, io faccio prima, perché è un piacere che la vedano, altrimenti l'ho mandata... A te, okay. Antonella, perfetto. Ti ho mandato una foto. Se tu hai facilità invece a farla vedere, sì. Falla vedere tu, te ne mando anche un'altra e così ci capiamo. Perché tanto, okay. Altrimenti sì, è inutile. C'era un utente che diceva: io non ho presente di che pizza si tratti, non conoscendola, non riesco a immaginarla ora. E adesso gliela facciamo vedere subito. Sì, vi ho mandato due foto. Mandate il desiderio della pizzetta sarda, ecco, ma esatto, è questa. Aspettate solo un attimo, se no si spegne tutto. Sì. E anche io metto a caricare un attimo, mamma mia che meraviglia. Pazienza un attimo perché mi sono accorto adesso di aver quasi finito la batteria. Sì, eravamo in due allora. Che meraviglia, che meraviglia. Eccomi qua. Sì, l'ho messo in carica, ce l'ho fatto. Mi sono accorto all'ultimo momento, mi ha detto occhio che mi sto per spegnere. Eccola la reginetta, la pizzetta sarda. Sì. Cinzia che dice guardate, che questa è davvero un gioco, è uno scherzo, è una roba che può fare chiunque. Cioè, però lo vedete come esce fuori la mozzarella? Sì, sì. Non deve essere la pizza del taccagno, bisogna riempirla proprio. Cioè, un sacco, veramente tanto. E anche un sacco di sugo ci vuole dentro, di passata. Ma c'è un pomodoro in particolare da utilizzare? Ma no! No, pomodori pelati, tritati, una roba semplice, proprio... la pizza è una pizza povera, di arte povera, è roba da nulla, quindi non ha bisogno di nulla di particolare. Si fa a mano l'impasto, non c'è neanche bisogno
di diventare matti con le cose, ecco. Bellissima, veramente. Fa venire voglia di la maculatura, no, no, nella pizza sarda, Franco, non ce n'è niente maculatura. Deve esserci questa doratura che vedete. Diciamo, dall'olio. È abbastanza, esatto, è fatta dall'olio più che altro. E tra l'altro, siccome resta un po' bucherellata sotto, cioè non è, non è piatta, lo vedete che ci sono zone un po' più bianche, zone perché in alcuni punti c'è contatto con la teglia, in altri no. È proprio così, tendenzialmente se viene fuori ancora più scura è meglio ancora. Perché... vuol dire che è bella croccante. Sì, esatto, esatto. Si è strigolato bene in quell'olio. Sì. Comunque io la ricetta ve l'ho data, quindi. Sì, adesso la mettiamo nel ricettario così tutti possono fruirne tranquillamente. Rimettiamo anche il riporto al tuo video, così riusciamo a non sbagliare. E guardate, col video è impossibile sbagliare. Io non conosco una persona, leggete i commenti, che abbia scritto non ci sono riuscita. È proprio, vabbè, tutte le pizze si possono fare tutte e riescono tutte. Poi c'è una gradazione di bellezza oppure di qualità del risultato, però poi alla fine le pizze escono sempre. Non è che, cioè, c'è Marco che ha fame, c'è Marco Marinelli che ha fame. Anche ragione. Anche dopo quelle visioni... Parla di queste cose, è normale, okay. Sì, è normale. Ok Sergio, noi non vogliamo approfittare del tuo tempo e della tua veramente gentilezza e squisitezza, come sempre. Sì. È davvero raro trovare una persona come te. Guarda, non lo dico per lodarti, ma è davvero davvero raro. Grazie per il complimento, me lo incasso per i tempi bui. Ok, allora a tutti gli utenti ringrazio per la loro presenza, ringrazio te Sergio davvero e ti aspettiamo prossimamente quando vorrai di nuovo qui a chiacchierare con noi della pizza o di quello che vorrai. E niente, ricordo semplicemente a tutti i nostri canali dove poterci trovare, sia su Instagram che su YouTube che su Facebook. E vi aspettiamo alla prossima live. Grazie Sergio. Grazie a voi di avermi contattato e di questa bella serata, mi ha fatto piacere. Grazie tantissimo anche abbraccio. A voi. Buonasera. Ciao, buona serata. Buona serata a tutti.